Di nuovo insieme dal Lido di Bolzano, piscina coperta, Carl Di Biasi. Per fortuna piscina coperta, perché oggi a Bolzano piove e dunque avevano ragione, gli organizzatori prevedevano pioggia nei tre giorni di gara e quindi hanno scelto di far disputare questo Grand Prix, che tante volte si è disputato nella piscina all'esterno di qui del Lido, mentre invece quest'oggi insomma ci sarebbero stati non pochi problemi per disputare le gare. Siamo alla vigilia della gara della piattaforma maschile, sono quattro gli atleti in gara: Kai Torres dell'Acqua Lima Perù, Julian Verzotto, Isaac Borslien Norvegia e Paul Carson Canada, e sarà probabilmente, o almeno ce lo auguriamo, una sfida ancora una volta tra Italia e Canada, cioè tra Paul Carson e Julian Verzotto. Intanto comincia Kai Torres, sei tuffi a testa, comincia con un doppio e mezzo avanti carpiato con due avvitamenti, 3.3 il coefficiente di difficoltà. Tuffo già inizia una serie abbastanza difficile, un doppio e mezzo avanti con doppio avvitamento nelle gare più importanti, lo si vede fare addirittura con un avvitamento in più, sicuramente molto complicato. Il ragazzo è ancora giovane, infatti si vede un po' nella fase di partenza perdersi le gambe, vedete poi le ha riprese, e un pochino anche nella fase finale non riuscire totalmente a trovare la verticale. È un tuffo di buon auspicio per il futuro, bene la partenza. È il momento adesso di Julian Verzotto, classe 2001, fratello di Michael Verzotto, medaglia di bronzo mondiale insieme a Tania Cagnotto a Kazan 2015, mondiali preolimpici cui Tania ha vinto la sua unica medaglia d'oro dal metro, unica medaglia d'oro mondiale ovviamente. In quell'edizione vinse l'oro dal metro, il bronzo dai tre metri e un altro bronzo proprio in coppia nel sincro con Michael Verzotto, il fratello di Julian, che parte bene. Alla grande, bravo Julian, inizia bene, benissimo, ottima la spinta, è concentrato, come vedete è identico al fratello. La somiglianza è consistente. Ora bisognerà vedere i consigli che gli sono stati dati, oltre che dall'allenatore, anche da fratello, dell'esperienza da piattaformista. Benissimo l'entrata, bravo, ottima la capovolta e buon inizio. Christopher Sacchin, l'allenatore, sì, l'allenatore. Avete visto tanta concentrazione da parte di questa atleta per un triplo e mezzo avanti. Solitamente il triplo e mezzo avanti carpiato non è un tuffo, diciamo, così difficile, soprattutto a livello maschile. Lui evidentemente lo sentiva. Ricordiamo che ogni atleta ha dei tuffi che sente di più e quindi che ha più difficoltà a fare, e tuffi più semplici. In questo caso il risultato in effetti è proprio quello che già si vedeva in partenza. Non era convinto del risultato e così è stato. Vedete subito, glielo fa rivedere per analizzare la posizione, in questo caso di tenuta in entrata. A proposito di medaglie mondiali, Christopher Sacchin, bronzo dal metro a Melbourne 2007. Adesso Paul Carson, 3.2 il coefficiente del suo tuffo, e comincia bene anche Carson. Inizia subito la battaglia Italia-Canada sul primo tuffo, sullo stesso tuffo, e devo dire che è stato più attento, è stato bravo. Guardate, è pieno di fasciature anche questo ragazzo, ricordiamo, i 10 metri non sono un gioco e bisogna subito tutelare gli atleti nel momento in cui sentono anche un minimo dolore che può sfociare in qualcosa di più. Ottimo l'entrata di campo, è il grande inizio. 8 e mezzo, anche un 9 per Paul Carson, è il primo 9 che vediamo, e forse anche il primo 8 e mezzo. Eh sì, lo sapevamo che questa era la specialità in cui poteva uscire qualche 9, qualcosa di più bello, e secondo me
potrebbe uscire ancora qualcos'altro. In testa Paul Carlson, 78 punti e 40, sono 9,60 più di Julian Berzotto. Kay Torres con la verticale. Sì, a livello maschile la verticale è obbligatoria come tutti i tuffi, hanno 6 tuffi ogni atleta e quindi per forza di cose vedremo anche la verticale. Peccato, perché anche in questo caso, come il tuffo precedente, non riesce a controllare il proprio corpo, soprattutto nella parte finale del tuffo. Bene la verticale, l'ha tenuta, quindi ha fatto vedere ai giudici la costruzione iniziale del tuffo. Nella parte finale vede il tuffo, oltre ad andare abbondante, sbada anche di lato, e quindi il giudice non può dare difficilmente il 6, l'abbiamo visto, ma insomma non l'avrei dato io. 51,20 per Kay Torres. Adesso Julian Berzotto, triplo e mezzo indietro, raggruppato. La concentrazione per Julian Berzotto. Bravo Julian, si toglie il primo tuffo a rotazione indietro ed è qui che già sta facendo la gara, è quello che doveva fare. Leggermente morbido forse nella parte finale, però ottima l'entrata in acqua, soprattutto ci sta con la testa benissimo, raggruppatura stretta e ottima l'entrata in acqua. Bravo, continua così. Altissimo livello tra Julian Berzotto e Paul Carlson. 67 punti e 65 per l'azzurro. Adesso Isaac Berzlian. Allora, c'è da dire che nei preliminari Carlson ha vinto con 402 punti e 20, 13 e 40 più di Berzlian, che si è piazzato secondo, e Julian Berzotto invece, avendo sbagliato il triplo e mezzo rovesciato, raggruppato, ha compromesso i suoi preliminari. Quindi occhio a quel 307C, sarà il suo quarto tuffo. Molto bene, è stato molto attento in fase di inizio del tuffo, la verticale l'avete vista, l'ha tenuta molto più anche di 5-6 secondi, l'importante è far vedere di saper tenere ai giudici, lui addirittura molto più del tempo necessario. Peccato solo nella parte finale, vedete, prende subito le braccia quando avrebbe dovuto aspettare un pochino di più che il corpo fosse verticale, però un buon tuffo. 67 punti e 20 per Berzlian. Adesso per Paul Carlson un triplo e mezzo avanti carpiato, 3.0, è il suo tuffo più semplice nel suo programma, è l'unico tuffo da 3.0. Lui segue bene, ma non così come il primo che ci ha fatto vedere, anche perché era molto più semplice, quindi mi sarei aspettato un'entrata migliore. Benissimo la spinta e soprattutto molto bella anche la carpiatura, guardate, molto stretto, ha tantissimo spazio, quindi vuol dire che l'atleta finisce i 3 salti mortali praticamente, vedete, a più di 5 metri di altezza e a 5 metri per controllare quello che succede. Purtroppo finisce abbondante, sarebbe stato un po' più veloce con le braccia come gli sta spiegando l'allenatore e avrebbe preso degli 8. 63 punti dunque ne guadagna Berzotto con questo secondo tuffo, 5 sull'avversario. Adesso chiudono il secondo, la seconda rotazione di tuffi con Carlson sempre davanti ma con meno di 5 punti di vantaggio. Berzlian e Torres sono più lontani e riparte proprio Kay Torres con un triplo e mezzo indietro raggruppato. Tanta concentrazione anche per lui, ricordiamo questi sono i tuffi in cui bisogna veramente pensare a tutti i movimenti.
Peccato, sempre nella parte finale, Kai ha una spinta incredibile, se vedete, se ci fate caso, va altissimo, anche se da 10 metri magari non si vede. Guardate già che salto ha fatto prima, proprio per sentire le gambe al massimo della spinta. Qui esegue quasi un doppio salto mortale all'altezza dei 10 metri, poi perde tempo nella fase finale del tuffo e rimane scarso. Peccato, perché insomma è un atleta molto molto forte. Tutti d'accordo, i giudici, o quasi, praticamente 6, 4 e mezzo e un 5 per Kai Torres. Adesso Julian Verzotto, la verticale per lui, con due salti mortali e un avvitamento e mezzo, coefficiente 3,2. Sì, ricordiamo che come si sale in verticale non viene giudicato, quindi si può salire di forza, a gambe piegate, a gambe tese. L'importante è mettersi in posizione corretta, mantenerla, e tenerla. Esatto, per un periodo minimo necessario affinché i giudici possano capire che la si sa fare. Bellissima la posizione delle gambe, punte tiratissime. Peccato, perché l'attenzione che aveva messo nei tuffi precedenti è stata ottima. Qui, che forse non si aspettava di avere tutto questo spazio, un po' la sentiva forse da questi gesti. Diciamo che in allenamento gli era andata abbondante, qui forse proprio per incappare nello stesso errore aspetta e... Molto e arrivano 44,80, dunque occasione per Paul Carson di scappare via. Adesso intanto c'è Börslien con triplo e mezzo indietro raggruppato. Vedete, l'allenatore punta proprio sul fatto della tenuta nella fase finale del tuffo, quindi vuol dire che la partenza gli è piaciuta, doveva esserci un po' più di attenzione nella parte finale. Abbastanza bene, è stato molto bravo a portarlo verticale, non era così semplice perché la parabola non era proprio perfetta, era leggermente spostata indietro. Vedete, lui usa delle fasciature al posto dei polsini che usano tutti gli atleti, una volta non c'erano questi polsini che si comprano e ci si metteva questi cerotti per stringere un pochino la presa e non far sentire il dolore sul polso. Peccato, nella parte finale non c'è stata l'entrata secca. 56,10 totale, 165,30. Börslien chiaramente paga il suo primo tuffo, il triplo e mezzo avanti carpiato, e qua gli è costato probabilmente la vittoria, anche se mancano ancora tanti tuffi. Paul Carson, triplo e mezzo rovesciato raggruppato. Che spreco, nel senso che questo è un tuffo molto difficile, 307C da sempre è un tuffo, insomma, che soprattutto quando si è così giovani come quest'atleta, ma anche come lo stesso Julian, bisogna passarci e all'inizio non è facile, ma lui ha tanto spazio, lo apre praticamente orizzontale, quindi il suo corpo è teso all'altezza dei 5 metri, potrebbe farlo molto meglio, è come se sprecasse un'occasione, peccato. Allora, sono solo 47,60. Bastano al canadese per essere davanti ancora a Julian Verzotto di 7,75. Tra l'altro adesso tocca a Julian Verzotto lo stesso tuffo che ha fatto adesso Paul Carson. In realtà tocca anche a Kai Torres, che apre il quarto gruppo, questo, quarta serie è lo scoglio un po' per tutti quanti. Diciamo che qui tutti quanti sanno che fatto questo dovrebbe essere in discesa la serie, la loro serie gara. Uno sguardo all'acqua che è lì 10 metri più giù.
Ai ai ai. Sbagliato. Ci sta, nel senso, tra i triple e mezzi che fanno avanti, indietro, rovesciato e ritornato, nel 99% dei casi il triplo e mezzo rovesciato è l'ultimo che viene inserito nella propria serie, quindi è quello che si è fatto di meno in allenamento e quello un pochino più complicato. Poi ad altissimi livelli succede esattamente il contrario, il triplo e mezzo rovesciato rimane e tutti gli altri vanno a finire in tuffi ancora più difficili. Ci prova adesso Julian Verzotto con lo stesso tuffo. Sta ricostruendo il tuffo nella propria mente. Bravissimo! Ed è un grande 307,5. Grande Julian, era questo. Lo ha fatto meglio di chiunque altro. Ed è stato un grande, perché sapeva che era un tuffo tosto, sapeva che aveva poco tempo per stendere le gambe, ce l'ha messa tutta, strettissimo, guardate, stende le gambe verso il soffitto, verso le luci. Bravo, continua così e voglio vedere questa grinta anche sui prossimi tuffi. Sono solo 8,75 per Julian Verzotto, 78 punti e 20 Sacchin. E i complimenti anche di Christopher Sacchin. Ora concentrati anche sugli ultimi, perché la gara, come sappiamo, finisce all'ultimo, quindi bene così. Triplo e mezzo ritornato raggruppato per Borslien. Carlson invece avrà la verticale per rispondere al grandissimo tuffo di Julian Verzotto. Devo dire che è stato un bel tuffo, l'ha finito molto molto presto. Peccato che questo atleta non ha un'entrata performante, cioè nel senso che soprattutto i piattaformisti devono fare un'entrata senza schizzi, e il giudice, purtroppo, ma è anche giusto che sia così, nel momento in cui vedono un'entrata sì verticale ma con tutti questi schizzi danno giustamente anche un 6,5-6. Stesso tuffo con un'entrata secca prenderebbe degli 8,5. Comunque arrivano quasi 70 punti per Borslien, che come detto è in crescita rispetto all'inizio della sua giornata. Sono 68,80, si porta a 25 punti da Julian Verzotto. Adesso Paul Carlson, dopo averlo sbagliato il 307C, adesso è chiamato alla verticale con due salti mortali indietro con un avvitamento e mezzo. Coefficiente 3,2. E qui non si perde d'animo, esatto, Paul si riprende Carlson. Il coefficiente è un pochino più basso rispetto a quello di Julian, quindi diciamo a parità di voto dovrebbe comunque rimanere sotto. Bene, guardate qua come si riprova la posizione, l'avvitamento e mezzo, la posizione carpiata, e guardate l'entrata in acqua un pochino lontano come parabola, però diciamo è un tuffo che è poi lo stesso tuffo che Julian ha sbagliato, quindi siamo lì e ce la giochiamo, anche se in questo momento siamo separati da 3,25 in favore di Julian Verzotto, i due contendenti. Poi c'è Borslien in terza posizione, chiude Kai Torres. Allora Verzotto adesso ha il triplo e mezzo avanti carpiato, coefficiente 3,0, mentre Carlson avrà il triplo e mezzo indietro raggruppato, coefficiente 3,3. E poi chiuderanno tutti e due con il triplo e mezzo ritornato raggruppato. Bravo molto nella parte finale, questa volta Kai è stato attento. La spinta è sempre molto molto rapida e potente, bellissima anche la carpiatura. L'unica pecca, che però in questo caso purtroppo è molto evidente, vedete intanto come solo con uno sguardo cerca di avere le ultime informazioni dall'allenatore, e che è molto molto in avanti, quindi la parabola così lunga poi da 10 metri è evidente. 7, 6 e mezzo, 7,
61 punti e 50 per Kai Torres. Adesso triplo e mezzo avanti Carpiato per Julian Berzotto. Questo bisogna farlo alla perfezione. Sì, è un tuffo semplice, però che ha bisogno di attenzione proprio nei particolari. Perché il coefficiente è, tra virgolette, basso, 3.0. Bravissimo per l'entrata, è praticamente sparito, però se quello di Kai era lontano, il suo è leggermente più lontano. Kai ha fatto sui 61 punti, quindi mi aspetto almeno un 63, 64 va bene comunque, guardate, molto 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 lontano, però attentissimo, era quello che voleva, e se la gioca sull'ultimo tuffo, bravo. 66 punti per Julian Berzotto, si porta a 325-45. Sono 69-25 più di Paul Carson. Vedete, che però avrà un tuffo più difficile da 3.3. Stava mimando con la mano, quello sarebbe il piede sulla piattaforma, e quindi l'attrito che il piede deve avere sulla piattaforma deve essere rapido e sentire il movimento. Questo è un doppio e mezzo rovesciato, quindi lo stesso tuffo fatto molto bene da Julian, non in questo giro di tuffi ma in quello precedente, e quindi porta molto molto di meno, il coefficiente è molto più semplice, per un semplice salto mortale di meno, che però da piattaformista vi posso dire che è un altro mondo, leggermente abbondante nella parte finale, perderà qualcosa. 49 punti per Borslian, che di fatto consolida il terzo posto di questa gara, nella quale stanno lottando Paul Carson e il nostro Julian Berzotto per la medaglia d'oro. Adesso Paul Carson ha una buona opportunità, perché ha un triplo e mezzo indietro raggruppato che ha un coefficiente di 3.3, quindi più alto rispetto a quello precedente di Berzotto. Sì, diciamo che il coefficiente è dalla sua, io penso che 66, avrebbe dovuto fare 69, potrebbe stare sempre lì, vicino sui 66-67, vediamo, abbastanza bene perché era un tuffo complicato, bene la spinta, ottima la partenza, l'entrata non è stata così pulita, però... Complimenti a Massimiliano Mazzucchi, 66 punti per Paul Carson, che si avvicina, 3.25 adesso di vantaggio per Julian Berzotto alla fine della quinta serie di tuffi, quindi manca un solo tuffo, Berzotto e Carson faranno un triplo e mezzo ritornato raggruppato. Chi lo farà meglio vincerà, perché siamo veramente vicinissimi, 3.25. Considerate che quei 3 punti rappresentano, basta che un solo giudice dia un 7-7-6 o 7-7-7, quindi quel punto moltiplicato per il coefficiente che è di 3-2, quindi basta che un giudice dia un voto più o un voto meno, che insomma può capitare, anche è capitato fino adesso, indipendentemente da come lo faranno loro. E non solo di un punto le differenze sono state in questi giorni. Kai Torres, triplo e mezzo ritornato raggruppato, che è lo stesso di Berzotto e di Carson. Sì, lui abbiamo visto molto bene tutte le fasi di spinta, ma deve sicuramente rivedere qualcosa nelle parti finali. È un atleta giovane, è un atleta dotato di una forte spinta, guardate, finisce il tuffo praticamente a 5 metri, però non si può sprecare tutto quel tempo in questo modo. Sicuramente avrà il modo per allenarsi e migliorare. 52 punti 80, chiude dunque Kai Torres a meno di 300 punti, 296-70. Eccolo qui Christopher Sacchin, che guarda in alto perché lì su c'è Julian Berzotto, sta per affrontare l'ultimo tuffo. Triplo
secolo e mezzo ritornato raggruppato. Aia! E qui Lo sporca quest'ultimo tuffo. E non poco. Allora, che dire, io penso che dobbiamo aspettare. Adesso è tutto nelle mani di Carson. Lui doveva fare il suo, doveva prenderci almeno 7 e mezzo per mettere pressione all'atleta canadese. È partito bene, la raggruppatura è stretta, apre troppo tardi, il tuffo finisce troppo abbondante. Questa è, vabbè, l'esperienza che manca. Io penso che indipendentemente dal risultato era il punteggio che sarebbe piaciuto fare a Julian, perché 20-30 punti in più, insomma, andava a sferrare i 400. Peccato. Chiude invece con 363 punti 85 e ci pensa su Julian Berzot. Insomma, adesso non dipende più da lui, dipende dal suo avversario, che è lontano 41 punti e 65. Intanto sì, chiude molto bene Isaac Börslien. Era un tuffo da 2,9 di coefficiente, però mi sembra che l'abbia fatto molto molto bene. È stato bravo, era un po' lontano, in questo caso è stato molto attento nella fase finale, perché ha fatto un'ottima entrata. Sì, i punti che ha il canadese sono molto pochi nei confronti di Julian, quindi 344 in totale. Così chiude Isaac Börslien, che di fatto prenota la terza posizione, dunque il terzo gradino del podio, certo in una gara da 4, però comunque vale sempre per gli annali, vale il podio qui al Bolzano Diving Meeting. Adesso Paul Carson deve fare 41 punti e 70 per vincere questa gara e battere Julian Berzotto con lo stesso tuffo, triplo e mezzo ritornato raggruppato. E lo fa decisamente meglio, diciamo, bisogna dirlo. Per la paura di sbagliarlo preferisce magari non esagerare, e quindi se lo tiene scarso e gli basta un 6 e mezzo, ma poi ci saranno anche dei 7, la medaglia d'oro è sua. Molto bella la partenza, apre strettissimo, anche un po' troppo presto, però gli basta e avanza per il primo posto. Peccato per Julian, perché ha fatto vedere delle cose bellissime, quindi è un atleta in crescita, però i tuffi sono 6 e a volte si sbagliano quelli che magari risultano spesso i più semplici. Tutta esperienza. Allora chiude con 394 punti e 20 Paul Carson. L'ultimo tuffo gli è valso 72 punti. Julian Berzotto deve accontentarsi della seconda posizione. Per la prima volta abbiamo un non italiano e non canadese sul podio, anche perché non c'erano in questa gara, e quindi il podio si completa con Isaac Börslien, che è norvegese. Le prime 5 gare hanno visto sul podio soltanto italiani oppure canadesi. Questo, insomma, ce l'ha detto anche Oscar Bertone, sono le squadre, insomma, le nazionali che sono un gradino più su rispetto alle altre che sono ospiti qui a Bolzano. Mi riferisco a Norvegia, Brasile, Sudafrica. Cioè, Julian quest'anno, diciamo, ha inserito il triplo e mezzo rovesciato, e poi, essendo addirittura l'ultimo tuffo inserito, l'ha fatto anche bene, uno dei migliori. Peccato, perché ricordiamo i risultati di oggi. Elisa Pizzini ha battuto Amy Wilson e Kathleen Fang, le due canadesi, nella gara dal trampolino da 3 metri. Nella piattaforma maschile invece abbiamo appena visto Paul Carson, canadese, battere Julian Berzotto, il nostro Julian Berzotto, e il norvegese Isaac Börslien. Quindi nelle 6 gare che abbiamo raccontato finisce in parità la sfida tra Italia e Canada, 3 vittorie azzurre e 3 vittorie canadesi. Intanto eccolo qui Julian Berzotto, allora al volo andiamolo ad ascoltare, si deve mettere l'auricolare Berzotto. Intanto ringraziamo Luca Sansonetti della federazione per avercelo portato. Una domanda al volo prima di chiudere e cedere la linea a Roma. Insomma, c'è sicuramente un po' di rammarico, adesso ce lo faremo raccontare proprio da Julian. Eccolo qui, ci senti? Ci senti, Julian? Allora, una bellissima gara fino all'ultimo tuffo, un po' di rammarico c'è sicuramente. Sì, sono molto contento comunque di come ho affrontato la gara, sicuramente degli ottimi tuffi, 4 su 6
sono andati molto bene. Peccato per la verticale, specialmente per il triplo mezzo ritornato, che tengo come ultimo proprio perché il mio cavallo di battaglia questa volta ho sentito molto la pressione e purtroppo ho voluto strafare. Però dall'altra parte è andato molto bene il triplo e mezzo rovesciato, che invece nei preliminari non era andato bene. Sì, esatto, è il tuffo più difficile, inserito da un annetto, quindi relativamente poco. Sono molto contento di come sia andato, ho fatto il record di punti su un tuffo solo, però sono comunque contento di come siano andate queste due gare, sempre costante su un punteggio di 360 punti, quindi diciamo sempre più costante e regolare, che stiamo lavorando molto su questo. Peccato appunto non aver concluso con un ultimo bel tuffo, diciamo. Però è andata bene lo stesso, grazie a Julian Berzotto. Noi grazie siamo in chiusura, in bocca Julian. Al lupo per tutto e complimenti per questa gara che ci ha tenuto insomma sul filo fino all'ultimo tuffo. Poi se l'è aggiudicata il canadese Paul Carson, ma Julian Berzotto è stato davvero bravo e ci ha emozionato. Grazie a Massimiliano Mazzucchi per questi tre giorni di tuffi, grazie a tutti voi per averci seguito, grazie a Edi Saia in regia e buon proseguimento con i programmi di Rai Sport.